Ciao, sono Luca di Mister Gadget. È di nuovo quel momento dell'anno in cui i nuovi prodotti di Samsung arrivano sul mercato e si propongono per la grande sfida di ogni anno, in particolare ad iPhone. Quale di questi prodotti è il più interessante? Beh, io ho cominciato provando il più grande e il più voluminoso e impegnativo, Galaxy S20 Ultra. Eccoci dunque a dare un occhio da vicino a questo gigantesco telefono. Dico gigantesco perché 6,9 pollici di diagonale, 223 grammi di peso, 166,9 mm, 76 mm, 8,8 mm di spessore, ma mi pregio di farvi notare anche lo sbalzo di quanto debordi il blocco della fotocamera. Sì, è vero, c'è il sensore da 100 megapixel, c'è lo zoom 100x, ma è davvero un impatto molto 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 importante sull'economia generale del telefono. Dynamic AMOLED sul display, come detto 6,9 pollici di diagonale con 114 cm quadrati di superficie, un rapporto superficie schermo dell'89,9%, veramente notevole, 1440x3200 la definizione massima, con una ratio 29, no? Un rapporto tra i due lati 29, 511 pixel per pollice di densità. Davanti vetro Gorilla Glass 6, dietro vetro sempre Gorilla Glass 6. Il display, quando viene utilizzato per consumare contenuti multimediali, HDR10, abbiamo un always on display, abbiamo un refresh rate anche da 120 Hz o da 60 Hz. Qui mi devo fermare subito per un dettaglio molto importante, perché a seconda di come voi gestite refresh rate e di come voi gestite il vostro schermo, avete un comportamento della batteria profondamente diverso. Allora, di default la frequenza di aggiornamento viene lasciata a 60 Hz, mettendola a 120 Hz il consumo del telefono aumenta in modo esponenziale. Vale anche per la definizione, che di default viene lasciata a 2004x1080 pixel. Se volete alzare la vostra definizione a WQHD+, quindi a 3200x1440, avete però sempre il problema che il telefono comincia a consumare esageratamente, ma molto molto di più. Allora, interfaccia. L'interfaccia è quella che conosciamo, ovvero l'interfaccia di One UI 2, con, secondo me, ulteriori miglioramenti in una personalizzazione di Android che è già al limite della perfezione. Molti i miglioramenti, le piccole migliorie rispetto ad un'interfaccia secondo me molto molto completo. La galleria, ad esempio, vi permette di girare dei filmati e poi di montarli in sequenza. Avete ovviamente tutti i sistemi di sincronizzazione con l'account di Samsung per poter salvare la vostra galleria, per salvare i contatti, per salvare la predisposizione del vostro schermo, per cui se passate da un telefono all'altro nel giro di pochi minuti trovate il vostro telefono già predisposto come eravate abituati ad utilizzarlo, no? Quindi una interfaccia secondo me molto ben fatta. Potete scegliere anche che tipo di comandi utilizzare quando aprite una qualunque applicazione, no? Vedete, avete questi tre pulsanti in basso che vi aiutano a gestire, insomma, i vostri contenuti, pulsante per tornare indietro, questo invece per andare al centro, invece quando siete qui avete pulsante multitasking. Premendo ad esempio sull'icona dell'applicazione potete scegliere se aprirla in a schermo ridotto oppure se aprirla anche in visualizzazione pop-up. Quindi essenzialmente, vedete, potete mettere tipo pop-up qualunque applicazione sul vostro schermo. Dal punto di vista della resa, allora, il processore, che è un Exynos 990, arriva ad un clock massimo di 2,73 GHz, octa-core dunque a
abbinato ad una GPU che è la Mali G77 MP11, dicevo, funziona bene, ma attenzione perché scalda un po'. Questa è una delle caratteristiche. Scalda tra l'altro anche quando voi usate la fotocamera. Allora, fotocamera, ci sono diversi dettagli da andare a vedere. Se volete utilizzare 108 megapixel, siete voi che dovete andare ad utilizzare questo dettaglio. Se utilizzate 108 megapixel, vedete che spariscono le opzioni grandangolo e zoom. Tornando invece alla ripresa normale, nel mio caso voglio i 16 noni, che è il formato che prediligo. Vedete, avete l'opzione per il grandangolo e qui potete scegliere insomma, che tipo di zoom andare a prendere tutte le volte che andate a premere su una di queste opzioni. Quando andate allo zoom 30x oppure andate allo zoom 100x, nella parte in alto compare una finestrella che vi serve essenzialmente per guidarvi nel, diciamo, fissare l'immagine che voi volete catturare. Questa dimensione della fotocamera vale anche per l'uso di video, quindi potete fare essenzialmente la ripresa con la dimensione normale oppure con il vostro grandangolo, fare girare video in grandangolo oppure utilizzare il fuoco live così come le foto live vi permettono di scegliere poi che tipo di distorsione volete applicare al vostro soggetto. Scatto singolo è un'altra opzione, non so quanto la utilizzerete in un contesto in cui voi vi trovate, scattate, vedete le foto, potete muovere anche angolazioni diverse. Quando smettete di utilizzare scatto singolo, vi vengono proposte le immagini. Vedete, adesso vedrete che verrà generato in pratica un video con quello che avete scattato e poi vengono tratti dei fotogrammi con degli effetti diversi. Voi potete scegliere insomma quale utilizzare. Quando avete i video, nel momento in cui scattate i vostri video, anche in 8K potete scegliere il fermo immagine, quindi potete essenzialmente in qualunque momento scattare questo bottone. Attenzione, la differenza con i nuovi processori rispetto al passato è che mentre prima scattando questo bottone voi catturavate uno screenshot del vostro video, adesso invece viene proprio scattata una vera e propria fotografia. Il sensore e il processore è capace di fare anche questo. Stabilizzazione pazzesca, la stabilizzazione ha veramente dell'incredibile. Bisogna dire che su questo Samsung ha fatto un lavoro di miglioramento davvero notevole. Eccoci dunque all'ascolto anche dell'audio. Allora, voi forse non lo potrete sentire molto chiaramente dal microfono, ma attraverso la telecamera, ma diciamo che l'audio ha un volume molto alto, ma anche molto distorto, molto confuso quando spingete un po' di più sull'audio che volete utilizzare. Diciamo che insomma essenzialmente l'audio ha tanto volume, ma in alcuni casi non è fruibile chiaramente perché insomma il suono è un po' distorto. Allora, ricezione buona, audio in capsula ottimo quando parlate con l'HD Voice, insomma con la soluzione della comunicazione ad alta qualità di che molti operatori offrono, siete ad altissimi livelli. Diciamo, fruibilità, velocità, reattività del telefono sono veramente notevoli. Vi faccio solo notare ancora una volta che scalda molto, cioè adesso anche solo accendendo la fotocamera per un po', la fotocamera tende a scaldare. Non vi ho detto molto dello zoom 100x. Allora, io lo trovo un po' un gimmick, mentre lo zoom 30x si può utilizzare bene, si può utilizzare spesso, lo zoom 100x mi lascia un po' perplesso, cioè nel senso nella fruibilità di tutti i giorni, boh, non so, insomma, avete bisogno di un cavalletto, avete bisogno di un cavalletto stabile, non ci deve essere vento, il telefono deve essere immobile, per qualcuno potrebbe essere utile, io tutto sommato mi fermo allo zoom 30x. Veloce, ecco la batteria. Batteria qua c'è un tema interessante, perché io ho provato i primi giorni e la batteria mi sembrava più che, diciamo, buona per quello che faccio io di solito con i
il telefono. Però in realtà poi è capitata una cosa un po' curiosa perché leggevo alcune recensioni, insomma, di altri anche colleghi italiani, stranieri, vedevo che alcuni lamentavano un eccessivo consumo del telefono e in effetti, come dicevamo prima, quando voi cambiate la definizione del display o cambiate il refresh rate, la batteria diventa un disastro, cioè nel senso che proprio si vede scendere a vista d'occhio. Diciamo che con una dimensione di questo genere, con una batteria grande come quella dell'S20 Ultra che è da 5000 mAh, diciamo che insomma sono rimasto un po' sorpreso. Questo è un telefono che si carica con un caricabatterie fast charge da 45 watt, è in grado di fare la ricarica wireless anche con una velocità di 15 watt, è in grado di fare reverse charge emettendo la sua carica a 9 watt ed è ora compatibile anche con il Power Delivery 3.0, quindi insomma ricarica veramente molto ma molto veloce. Compatibile con Samsung DeX, ovviamente con la Desktop Experience Support, c'è un'impronta sensore delle impronte digitali che è nascosto sotto il display. Io adesso oggi ho usato l'alcol, quindi non faccio testo perché ho sicuramente alterato con la disinfezione da coronavirus un po' il sensore delle impronte. Vedete che l'altro invece mi ha sbloccato abbastanza velocemente. Diciamo discreto lo sblocco, ma non proprio esagerato. Insomma, un prodotto questo che ha molte luci, però secondo me anche un po' di ombre. Un prodotto molto costoso, un prodotto molto potente, un prodotto dunque con caratteristiche davvero interessanti, dal mio punto di vista un po' troppo nel peso, un po' troppo nella dimensione e un po' poco nella batteria se si vogliono sfruttare alcune funzionalità avanzate. Galaxy S20 Ultra è un prodotto veramente pazzesco, lo zoom 100x è una soluzione curiosa. La fotocamera da 108 megapixel anche, ma io per quest'anno preferisco Galaxy S20 Plus, l'ho detto.